Un reprezentante al trono de verdad, en el estado y la misericordia se sacan tres. Se saca el final, se saca el servicio, atención a las personas en dificultad. Y hago lo que sentí diciendo, misericordia, por eso, por eso, misericordia. La Virgen María, Madre de la Misericordia, que tenga esta gracia. Es una serie de tareas. Perché tutti sono i rifugiati della Siria e del
ritorna alla ricettiva del seguito della vita stessa, cosa ovviamente che differenzia sostanzialmente dalla biblioteca apostolica, dove i suoi discorsi sono la suona che vuole farsi il semplice di quanto parlo. E lui anche si sottomette a queste cose. Ecco il bambino. Di solito i semplici sono più adatti ai giovani che sono abituati a queste cose comunicative. E vede che già dentro il mondo delle suore qualcosa sta cambiando. Ecco qua, il Papa che ha una parola. E si sa che anche è l'ultima parte, che è il rettore di questa chiesa di San Pietro di Sassia. Ecco, le abitudini anche, ecco, questa è una suora della congregazione di Santa Paolina, che sono poi quelle che assistono spiritualmente questo centro della Divina Misericordia. Piangiamo l'ultima parte, anche questa parte. È stato sempre il grande difensore a Roma di questa religione e anche nel mondo, no? È bella questa chiesa ricca di iconografia e tutto in fila per salutare il Papa. Noi dovremmo attendere tutta la fila, ma abbiamo già capito che oggi c'è un cambiamento nelle stile comunicative del Papa e anche nelle celebrazioni. Lo abbiamo capito dal collegamento, ma lo stiamo comprendendo anche da quello che è il cuore della cristianità. Ed è significativo che il Papa abbia scelto proprio questa chiesa per in qualche modo dare inizio appunto a una speranza nuova. Quel confido in te, non abbiate paura, praticamente si traduce anche in queste modalità, in questi giorni. Ecco, vedete, ci sono gli assistenti per assicurare anche un minimo di distanziamento, però è una situazione testibile e abbastanza tranquilla, non c'è il panico dei mesi passati. Ecco, questo è il cambiamento che ci fa ben sperare e potrà anche riattivare le nostre celebrazioni. Vedremo i prossimi accompagnamenti che ci saranno, le date che abitualmente il Santo Padre ha una presenza più attiva oltre alle udienze generali. Speriamo che possa pian piano ritornarsi a quella normalità che c'era con noi, perché anche noi tutti ci sentiamo più in pace, e quella pace che il Signore ci ha portato oggi si possa produrre in non avere paura, perché con tutte le precauzioni, con tutte le riserve, possiamo pian piano tornare alla vita. Ecco, è interessante perché il Papa Francesco dice sempre andate verso le periferie. Diciamo che questa è periferia del Vaticano, non è questo il Vaticano. E anche il fatto che ha voluto convocare qui carcerati, poveri, naturalmente solo in forma rappresentativa, come dire, queste sono le persone che mi stanno a cuore e che voglio salutare in questo inizio quasi di post-pandemia, di questa epoca nuova che in qualche modo inizia proprio all'ottava di Pasqua, cioè 8 giorni dopo. Noi dobbiamo aspettare ancora la Pentecoste, il 50 giorni dopo, dove veramente tutto sarà già pronto. Il Santo Padre prende a salutare tutti i presenti questa distinzione, non soltanto il gruppo che portava il caffè perché era la vicinanza, ma anche un modo anche che non è fortunato che si trova oggi solo quelli che stanno davanti oggi, penso che sono allora con questo di quadratura di questo splendido santuario, quando tornerete a Roma vi consiglio
desiderio di andarlo a visitare e soprattutto di inginocchiarsi sull'altare laterale destro davanti all'altare dove c'è appunto l'icona di Gesù misericordioso con la fiamma.